Ora vediamo il secondo esperimento sull'induzione elettromagnetica. Abbiamo la stessa bobina di prima, collegata nello stesso modo, quindi ricordiamo com'è questo collegamento. Il collegamento è che se noi vediamo gli aghi della corrente e della differenza potenziale andare verso destra, allora vuol dire che la corrente sta girando in questo verso. Se noi vediamo gli aghi andare a sinistra, la corrente gira nel verso contrario. Bene, anche qui noi non spieghiamo adesso perché accadono le cose che vedremo, perché le spiegazioni teoriche saranno in un video successivo. Vediamo soltanto adesso quello che accade senza spiegare perché. Diciamo solo che abbiamo delle bobine piuttosto che delle spire singole, perché gli effetti sono amplificati dal fatto che una bobina ha molte spire. Queste in particolare sono bobine da 600 spire. E quindi questo lo possiamo dire subito, che con una spira soltanto gli effetti sarebbero stati molto molto più deboli. Adesso il secondo esperimento prevede l'utilizzo di due spire, di cui una si chiama primario, circuito primario, e è questa, e l'altra è il secondario. Il secondario abbiamo detto che è collegata con gli strumenti di misura e non è alimentata. Il primario invece è collegato con l'alimentatore e in particolare la corrente elettrica, corrente continua, bassa tensione, arriva in questo ingresso, gira la corrente dentro la bobina in questo modo e esce in fondo. Quindi vuol dire che questa bobina diventa un elettromagnete in cui nella parte superiore si forma il polo nord e per questo ho usato il filo rosso e nella parte inferiore si forma il polo sud di questa elettrocalamita e per questo ho usato il filo verde. Adesso noi faremo vedere come nell'esperimento precedente fatto con la calamita, faremo vedere anche in questo esperimento qua che noi possiamo generare corrente elettrica e differenza di potenziale senza bisogno di alimentare il secondario. È sufficiente far variare in qualche maniera il campo magnetico, vedremo meglio il flusso magnetico attraverso la bobina. Quindi prima l'abbiamo fatto con una calamita, adesso lo facciamo con il primario. Quindi diamo corrente, adesso sta passando corrente nel primario e il secondario noi lo facciamo passare dentro e fuori al campo magnetico del primario. Allora cominciamo da qui. Facciamo entrare il secondario nel campo magnetico del primario e vediamo che gli aghi sono andati a sinistra. Se io faccio uscire il secondario dal campo del primario, gli aghi vanno a destra. Vediamo che gli aghi vanno a sinistra, poi a destra. Quindi ricominciamo ancora l'ultima volta. Da sinistra verso destra entra il campo magnetico nel secondario, eccolo, e poi esce. Facciamo notare anche stavolta che se noi manteniamo il secondario nel campo magnetico del primario non succede niente, cioè non è il campo magnetico a generare la corrente elettrica indotta e la differenza di potenziale, ma sono le variazioni, come vediamo qui, sono gli spostamenti del secondario. Soprattutto se avvengono rapidamente, così. Si avvengono rapidamente.